Allora, questa è la locandina della Rai, tra virgolette stiamo tornando a casa a Taranto. Qualche minuto vedo di darvi un po' un'idea di quello che è stata la nostra sensazione rispetto alla rassegna organizzata dalle ragazze abruzzesi della Rai Group. Era la quarta edizione. Al tipo delle giorno le proprio. Beh, sono a fare un report, scusa, sono a fare come la gaffa. Facciamo le scenette a dopo, dai. Mezz'ora, vabbè, intanto vabbè, diamo una zoomata della situazione. Il nostro gigione si è appena svegliato. Non volevo rovinare la serietà. Un po' più estetico. C'è Gigi alla guida. Saluta Gigi, saluta il popolo del Pans. Il nostro gnagnà. La bestia. Siamo qua. Allora, stavamo dicendo, questa Rai è Fest, Hardcore Fest, quarta edizione. Allora, noi della Rozza siamo arrivati abbastanza tardi perché siamo partiti dal pannone da Trento e quindi ci siamo saltati i primi due gruppi che erano Respect for Zero e gli Obscene Revenge. I Respect for Zero li avevamo incontrati due giorni prima alla Libera Comunanza a San Benedetto del Tronto e secondo me un buon gruppo di classico e robusto hardcore di matrice newyorkese. Siamo andati, vengono dalle Marche, sono giovani ma insomma si va bene. Gli Obscene Revenge non ho avuto il piacere di sentire, però mi hanno detto che sono, diciamo, era tra questi primi gruppi quello più punk nella linea, diciamo, classica di protesta, il classico stile delle grind band over violence. Quando siamo arrivati noi stiamo suonando l'Insane Therapy, Pescara, Costa Est, quindi un hardcore, bisogna dire che probabilmente ci si ripeterà, perché una delle pecche e poi magari passeremo a parlare delle cose più simpatiche che nelle quali sono riusciti meglio, però una delle pecche sicuramente è che a un certo punto la somiglianza tra i gruppi era molta, cioè i gruppi avevano chiaramente, grazie a Dio, grazie a quel porco di Dio, per dirlo all'abruzzese, c'avevano la loro unicità, le loro caratteristiche, però 11 gruppi, no? Levante Sud e Eratos, diciamo che facevano hardcore punk diverso, diciamo, da quello di tutti gli altri 9 gruppi, più o meno lo stile era quello, cioè molto, molto metal oriente. Quindi questa è la situazione, quindi magari molti molti gruppi di cui stiamo parlando ricorderanno, cioè il commento potrebbe ricordare quello del gruppo prima, però insomma si cercherà di non fare questo. Quindi diciamo gli Insane Therapy è molto 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 metallari, ragazzi, cioè del resto basta vedere sia il bassista che quell'altro chitarrista, cioè diciamo, un'attitudine molto metal, mentre Enrico Mentana. Mentre il cantante, vabbè, uomo buono, se la fa tu, vuoi fa tu? Ah, la fa tu? Oh yes! Caga tu, cazzo, questo che faccia svaria. Ritorniamo sulla scena del core. Passiamo alle raie, dai. Bene così, caro Mimmo. Grazie, grazie per l'intervento, caro Mimmo. Ripassiamo la linea allo studio, dove detto dell'Insane Therapy, insomma, è stato il turno dei berlinesi Kiffback. I Kiffback hanno fatto un grind vecchio a scuola, molto hardcore, con un bassista cantante proveniente insomma dalla tradizione degli squatter berlinesi. Poi i nostrani Nate, anche qui insomma chi ha la possibilità di riavvisti li conosce, i
cantante con uno scream molto, molto insomma, evidenziato sopra le righe, con delle tonalità alte, con molti groni. Dopodiché ci sono stati gli Sperm Blood Shit, che al sottoscritto sono piaciuti molto. Una linea di batteria pazzesca, ricordavano molto i Rabid Dogs. Infatti il cantante dei Rabid Dogs è anche salito sul palco e ha fatto un pezzo insieme a loro, proprio nel più classico del porn grind, che va molto di moda nell'est Europa oggi. Quindi è stato il turno dei nostrani su Disorder, e potrei essere di parte, ma insomma, dei tre concerti, pure è una cosa, questi tre giorni, cioè siamo per forza la stazione, pure è uno spazio. Questo sicuramente non è stato il migliore come coinvolgimento del gruppo, forse per un po' di stanchezza, però la partecipazione è stata molto forte con tutti i concerti dei Sud. E insomma è stato un bel set, divertente, condiviso, una bella festa. E mo' ne formiamo 5 minuti, perché siamo arrivati all'autogrill, c'è facile un po'.